In questo video voglio andare a spiegare perché il vecchio modello PT non esisterà più, o perlomeno ci saranno sempre meno persone disposte a lavorare in palestra, e vi voglio far capire il mio ragionamento. Questo ragionamento già l'avevo capito nel 2019, adesso siamo nel 2023, c'è stata pure la pandemia che ha fatto capire a molte persone quanto il vecchio modello PT abbia tante limitazioni e gli ha causato anche molti danni economici, il fatto che è scoppiata questa pandemia, ma tante persone non l'hanno capito, quindi in questo video voglio andare ad approfondire. Allora, il primo punto: lavorare in palestra ci sono due opzioni: o vieni pagato ad ore, sei tipo istruttore di sala, o semplicemente devi andare a pagare una palestra, un affitto come qua a Milano. Quindi a Milano tendenzialmente si parla di 1000 euro, che io do 1000 euro in anticipo upfront alla palestra, inizio a lavorare e dopodiché, quando inizio a lavorare, devo monetizzare, quindi devo ottenere clienti. E non è che la palestra ti aiuta per farti ottenere clienti, semplicemente sei tu nella palestra che devi saperti muovere, saperti vendere, quindi devi innanzitutto fare 1000 euro di vendite e poi cercare di andare in profitto. Quindi già per molti fare 1000 euro di vendite è impossibile, ok? Perché non si sanno vendere, non hanno competenze sia di marketing e vendita proprio nell'offline. E in più devono anche andare a profitto. Ma primo punto, una persona che lavora ad ore, quanto pensi possa prendere? 2000 euro personal trainer, te lo scordi, che okay? Sarà uno stipendio da fame, e sappiamo, dopo che è scoppiata la pandemia, dopo che ci sono state varie guerre, ormai per vivere ad esempio a Milano, nelle grandi città, o comunque per avere uno stile di vita normale in qualunque città, 1000-1200 euro non ti bastano, ma neanche 1500, ok? Quindi come puoi pensare di fare 5-7 anni di università e poi andarti a fregare facendo la scelta sbagliata di andare a lavorare in palestra? Sei sottopagato, non riesci a concretizzare il tuo futuro, non hai la possibilità di andare a vivere da solo, semplicemente perché ti sei limitato. Hai delle competenze che potenzialmente puoi aiutare tutto il mondo, se sai parlare anche inglese, ma no, hai scelto di lavorare in palestra, quindi vieni pagato a ore, il tuo guadagno è limitato. Sei un operaio. Ti chiamo personal trainer, ma sei un operaio, nel senso che il tuo guadagno è limitato. Quello. E se magari prendevi un extra perché facevi anche delle sessioni private, se la persona non si presenta e se tu non sei lì fisicamente con il cliente, tu non puoi guadagnare. Quindi capisci quante limitazioni? Se tu sei a casa, ok, non stai guadagnando. Se tu vai con la tua ragazza o con la tua famiglia alle Canarie, non stai guadagnando. Se ti prendi le ferie, non stai guadagnando. Mi dirà, eh beh, ma anche le persone che vanno a lavorare in azienda non guadagnano quando vanno in ferie. In teoria si guadagnano, se le ferie sono retribuite, ma il concetto è che tu hai studiato, hai delle competenze che puoi monetizzare online. Tu puoi essere a Singapore e allenare una persona e trasformargli la sua vita facendogli perdere peso, aumentando la massa muscolare, facendo delle video call, un attimo di supporto, e potresti guadagnare soldi. Invece no, hai scelto di limitarti. Quindi un operaio che lavora all'azienda metalmeccanica non può farlo. Ok, ma tu puoi, hai un'opportunità. Pensa a tutte le persone che ambiscono di avere questa opportunità e però non ce l'hanno. Tu che hai questa opportunità ci stai pure sputando, perché non vuoi ammettere che è una grossa opportunità, semplicemente non hai le competenze. Quindi per questo che dico, ogni anno che passa l'online diventerà sempre più ampio. Non sarà più tutte le persone che ti dicono è l'online una fuffa, ma sempre più online coach nasceranno, e le persone che escono dall'università, comunque dai corsi di formazione, vedendo tutti questi online coach, inizieranno a dire voglio farlo anch'io perché è la scelta più ovvia. Quindi il vecchio modello PT ha troppe limitazioni. Non puoi goderti veramente la vita, se non sei lì presente non stai guadagnando, fai prezzi ridicoli e poi devi andarti a cercare i clienti. Non sono i clienti che ti cercano. Quindi, tu hai delle competenze per cambiare la vita delle persone. Ti rendi conto? Devi andare a cercare le persone. Invece sono le persone che devono cercare tu, perché hai delle grosse competenze. Puoi trasformare la vita delle persone. Una persona che pesa 130 kg, che non si vede bene, che potenzialmente per tutta la sua vita questo grasso non gli ha permesso magari di avere una ragazza, di essere timido. Tu gli puoi cambiare la vita con le tue competenze, con il tuo supporto, e ti stai limitando nella tua palestrina. Se è quello che vuoi, bene.
Passiamo al secondo punto delle limitazioni, cioè del problema, cioè che personal trainer, preparatori atletici sono persone che si formano tanto, ok? Ci sono tantissimi corsi di formazione, hanno fatto l'università. Quello che succede è che queste persone non capiscono che, ok, hanno investito nella loro formazione per capire, avere competenze per portare le persone a perdere peso, aumentare massa muscolare, se sei un preparatore, a migliorare la loro performance. Quando esci da questi corsi di formazione, la stessa domanda che mi sono fatto io è: però io non so come monetizzare le mie competenze, non so come entrare nel mondo del lavoro, nessuno me l'ha insegnato. Quindi ti ritrovi con della conoscenza, ma nessuno ti ha insegnato come andare al mercato, come monetizzare. Nessuno ti ha fatto capire che se tu vuoi andare online devi avere una formazione, la stessa formazione che tu hai fatto per apprendere quelle competenze, per aiutare le persone, sapere che puoi portare dei risultati alle persone. Bene, come puoi essere sicuro di ottenere dei risultati online, nel senso di crescita di follower, ampliare il tuo brand, ottenere clienti, se non hai fatto la formazione? È logica, l'hai fatto per le tue competenze? Perché non lo stai facendo per la tua attività? Nessuno là fuori ti sta insegnando, non c'è un corso di formazione, comunque dei supporti one to one, che ti insegnano come far crescere la tua attività fitness, ma ti insegnano come avere competenze per far perdere peso alle persone e aumentare la massa muscolare. Ma chi è che ti aiuta a far crescere la tua attività fitness? Non c'è nessuno. È anche per questo che ho aperto questo canale YouTube e quest'anno pubblicherò tantissimi contenuti per aiutarti a fare il primo step, quindi avere della formazione gratuita, iniziare già a vedere qualche piccolo risultato, così che quando inizierai a vedere qualche risultato inizierai a capire che le informazioni che ti sto dicendo sono di grande valore, sono la mia esperienza, sono tutta la mia esperienza condensata in questi video, capirai che se devi lavorare con qualcuno, di sicuro dirai vado a lavorare con Mussa, perché è quel ragazzo che ho visto che mi ha dato consigli, quindi per forza che vado a lavorare con lui. Ed è anche questo motivo per cui faccio i video, per attrarti, per farti capire come posso aiutarti. La bellezza del lavorare online è che ovviamente i prezzi sono più alti, nel senso che tu puoi far percepire il valore della persona, non hai bisogno di essere lì presente la persona, non hai bisogno di essere presente lì per guadagnare soldi. Potresti tranquillamente, nel momento in cui hai avviato la tua attività, prendere la tua ragazza, prendere il tuo compagno, andare alle Canarie, in spiaggia e lavorare senza essere presente nel territorio italiano. Questa è la bellezza dell'online, e questa è la bellezza di avere queste competenze, di poter cambiare radicalmente la vita di una persona e non dover essere lì presente e non avere limitazioni. Quindi andare con un bacino molto ampio, aiutare tutte le persone d'Italia o tutte le persone del mondo se sai l'inglese. Non hai limitazioni, riesci a capire anche la crescita anche dei tuoi guadagni. Più sarai performante, più sforzo farai, ovviamente più la tua attività crescerà. Ti voglio fare un esempio: se tendenzialmente tu guadagni 1000-1200 euro al mese andando 10-12 ore in palestra, i miei clienti con due clienti, quindi due chiamate, quindi 60 minuti del loro tempo, vanno a guadagnare 1200 euro o di più, semplicemente perché se hanno un'offerta da 600-750 alcuni, e due chiamate, se entrano come clienti, sono più di 1200 euro. E tu ogni singolo giorno per 10-12 ore vai in palestra per guadagnare 1200, quando ci sono delle persone con le tue stesse competenze che con due ore del loro tempo, ok, vanno a prendere più di 1200 euro, non hanno bisogno di andare lì a stare a fianco al cliente, ma c'è un supporto online. E c'è un supporto online che fa ottenere risultati al cliente. Riesci a capire qual è la grossa limitazione? Riesci a capire che non devi fare un grosso salto, devi semplicemente usare la testa e cambiare le tue credenze. Cambiare che l'online è una fuffa. L'online è una fuffa se vai dalle persone sbagliate. Se vai, ti approcci all'online, che vuoi far crescere un'attività e hai la credenza che devi spendere poco. Se devi investire, devi spendere poco. Qualunque persona trovo, devo spendere il meno possibile. Lì sei proprio, stai andando a prenderti le fregature. Tu quello che devi fare, il miglior consiglio, se scegliere un mentore, una persona che ti possa aiutare nella tua attività fitness, che ti dia veramente dei consigli utili, che sia presente, che abbia fatto quello che dice. Vedere effettivamente la persona,
Non scegliere un investimento in base al prezzo, basta che costa di meno. Non funziona così nel mondo del business. E la maggior parte delle persone a te non sono imprenditori, non hanno una mentalità imprenditoriale. Hanno una mentalità da operai, ma non c'è niente di male, ok? Semplicemente che quando hai una mentalità da operaio, prendi scelte sbagliate. Prendi scelte che non ti porteranno a far crescere un'attività, perché non hai una mentalità imprenditoriale. Quando inizierai questo percorso online, inizierai a ottenere clienti, inizierai a capire che, ok, per gestire un'attività devi avere delle competenze, inizierai nell'ottica di entrare in quella mentalità imprenditoriale, vedrai che inizierai a fare scelte in maniera diversa, il tuo processo decisionale sarà diverso rispetto a prima. Dovrai fare un investimento, valuterai la persona, le informazioni che dice, la fiducia con cui ho, con la fiducia che mi emana questa persona e non guarderai più il prezzo, perché il prezzo è proprio l'ultima cosa, l'importante è che ti aiuti veramente a raggiungere il tuo obiettivo, è quello che tu vuoi. Però la maggior parte delle persone va a vedere il prezzo e poi dopo fregatura, non mi dà supporto, tutte queste cose qua. E questi consigli potrei anche non darteli, perché di sicuro la maggior parte delle persone non mi ascolteranno e poi dopo verranno da me, ci sono il 40% dei miei clienti che arriva da me. Mi racconta del loro percorso formativo, tutto quello che mi dicono è supporto delle informazioni che fanno pena. E non ho competitors in questo campo, ma anche quando ho venduto la mia offerta di performance nel 2022, che ho ancora aperto, che vendo a imprenditori online, non ho avuto competitors. Ero l'unico coach che vendeva un programma di performance. Ci sono state persone che hanno provato, ma hanno visto che vendere a migliaia di euro un percorso di performance vuol dire che uno, devi essere davvero, devi saper portare risultati, due, di avere autorità, di avere case study, ci sono tante cose e se io ci sono riuscito vuol dire che ti posso aiutare anche con la tua attività fitness, siccome l'ho fatto nel 2019. E detto questo, spero che con questo video ti abbia fatto capire se stai studiando in università, hai appena preso l'attestato di certificazione, farti capire la strada migliore per te, ok? Non fare scelte sbagliate perché poi te ne penti. Puoi sempre cambiare, è vero, ma il tempo non lo puoi comprare. Il tempo non lo puoi comprare. Più passa il tempo, più invecchi e non puoi più comprare il tempo.